Abbiamo detto che parlavamo del caso Quadrato, tu dici perché lo chiedi a me? Perché la cosa curiosa è che è iniziata tutto con Quadrato, nonostante abbia il contratto, litiga con la Juventus. Dopo poche ore c'è l'Inter dietro Quadrato. Dopo Ma poche sì. ore non c'è l'Inter dietro Quadrato, non c'entra niente. Dopo poche ore ancora Quadrato, io ho litigato con la Juventus, quando mai? No, Come ma è... nasce tutto questo no, meccanismo? l'Inter, e Trama lo sa, era su Quadrado 2 estati fa. 2 estati fa è stata molto vicina a Quadrado. Non mi ricordo se era un anno dalla scadenza con la Ci Juve. dice Massimo, forse prima di 2 anni fa, magari anche tre. Beh, forse Sono andato a 3, due o cena, tre stati c'era fa. ancora A cena con i Conte, dirigenti dell'Inter a qualcuno che Bottinero. già scriveva alla Gazzetta. Non ho capito, Max. Dice che Ancora nella Juve c'era Conte, ancora Conte. quando c'era, però qualcuno già scriveva sulla Gazzetta dello Sport. Ah, cioè lui fa riferimento a chi ha tirato fuori questa storia Certo, ma anche perché Conte alla Gala Juve non ce l'ha mai avuto Quadrado. Se n'era andato perché non è arrivato. Lo voleva Esatto. lui. Quindi Alla stavi Juve. dicendo. No, 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 ok, sì, E no, lo no, voleva scusami, lui non ho all'Inter. collegato. Io parlavo dell'Inter. Sì, Ah, dell'Inter, che ti ok, sto dicendo. ho capito. Quando c'era Conte all'Inter, Conte avrebbe voluto Quadrado Sì, all'Inter. giusto, giusto. Ma lui Ormai già era lo 3 anni fa. voleva alla Juve. Voleva già alla Juve Quadrado. Lui fece già una richiesta ben specifica nell'anno in cui lui poi va via, nell'estate in cui lui va via. In quell'estate lui fa una richiesta specifica su Quadrado che era in comproprietà tra l'Udinese e la Fiorentina. Poi un giorno vi racconto poi tutta la rava e la fava di quello che è successo di questa situazione e che Antonio è venuto a sapere delle cose sicuramente non simpatiche che sono successe su questo giocatore e su questa eventuale trattativa, però non mi sembra il caso e il luogo questo di soffermarmi a dire questo. Io faccio una battuta in riferimento al giornale che ha tirato fuori questa situazione, che Quadrado l'ha sputtanata immediatamente. Sai che Ho credo che il capito. primo a scriverne però sia stato il Corriere dello Sport 3 giorni fa, del dissidio con Quadra U. 3 giorni fa, ero in Però io apertura volevo su capire. calciomercato.com, mi sembra di averlo letto già lì. Poi Volevo capire con ovviamente Filippo ci hanno ricamato tutti. finire il Sì. ragionamento, no? Quindi come è uscita fuori tutta questa No, come è situazione? uscita fuori non lo so. Io non sono un esperto di mercato, non è il mio mestiere. Io rispetto molto chi fa mercato perché è un lavoro molto specifico, molto difficile, che si prepara. Devi lavorare veramente, sbatterti tanto per essere bravo a fare il calciomercato. Quindi io non sono uno di questi. Ogni tanto, però, frequentando l'Inter da tanti anni, qualcosina sull'Inter mi arriva. Senza sbattermi troppo, nel senso che con un paio di telefonate, di chiacchierate, qualcosina ti arriva. Su Quadrado non mi ha mai detto niente nessuno quest'anno, quindi io non, a me non risulta nessun interessamento per Quadrado. Poi, per carità, ripeto, non sono un esperto di mercato, però di Quadrado Inter non mi risulta Come dicevo, assolutamente ma niente. si è arrabbiato alla fine Quadrato, si è No, risentito, resta la Juve, che ma Quadrado ha succede? dimostrato semplicemente quanto sta bene alla Juventus e quanto sta bene a Torino e quanto si è attaccato al progetto, alla maglia, nel senso che proprio per come si è comportato e per come ha fatto uscire lui, come ha smentito questa notizia, questo fake, io se fossi nella Juve ci penserei 2 volte a non dargli un rinnovo come chiede Se lui. lui vuole 2 anni. Sì, ma glielo puoi anche dare, secondo me ci vuole. Ne parlavamo ieri con Massimo Ma al lui non l'ha telefono, già questa cosa. firmato sto No, è un rinnovo. rinnovo È automatico. una Non è clausola così. È un rinnovo esercitata automatico. automaticamente. Esatto. Però a certi personaggi e a certi giocatori e a certe persone, perché si parla poi di persone singole, come Quadrado in questo caso, ci vorrebbe della riconoscenza diversa. Cioè devi guardare come si comporta uno, cosa fa, come si atteggia, come diceva giustamente Massimo, uno che non crea mai problemi, è a disposizione da un anno e mezzo, sempre al posto di altri, quasi mai nel suo ruolo perché gioca a rotazione da terzino, poi va a fare l'esterno, poi si mette a fare anche la mezzala. Cioè, è un giocatore che merita ancora oggi, all'età che ha, Cioè, gli hanno mancato di rispetto di avere. praticamente. No, però non che gli ha mancato, però mi aspetterei un atteggiamento diverso della Juventus nei suoi confronti. Io capisco che la Juve ha sempre ragionato così: ha mollato Baggio in un secondo, ha mollato Del Piero in un secondo,
ha mollato Platini, ha mollato però Zidane, scusa, però fra, Quadrado però se in tu hai un patto con un rinnovo review automatico e andare da Quadrado a dirgli no però aspetta rivalutiamolo quando è già tutto fatto e lui dice ma no. Ma non è successo? No, non è successo questo. Non eh? È successa questa cosa. Non è successo questo, eh? Questo è cosa è successo? Allora, scusate chiesto... però, parliamo, spieghiamola bene. Esatto, lui vai. Alla 40esima presenza, lui rinnova automaticamente il contratto a 5 milioni. Esatto. Ok? Non c'è nessun tipo di trattativa. La Juventus non è che ha chiamato Quadrado e gli ha detto... Scusa Quadrado, sai che tu c'hai il rinnovo a 5 milioni, facciamo così, spalmiamolo 3 quest'anno e 3 l'anno prossimo, esatto. o 3 e mezzo. Non c'è stato niente di tutto questo. Quindi non c'è stato quello per cui, diamo i nomi, io l'ho letto sulla Gazzetta dello Sport, la Gazzetta dello Sport ha tirato fuori una cosa che oggi Quadrado ha completamente smentito, certo. Perché la Juventus non ha chiamato Quadrado e Quadrado non ha chiamato la Juventus. Questo ha detto il giocatore oggi. Quindi cade un po' tutto questo discorso. Se poi fra 2 settimane, 1 settimana, domani, la Juventus chiamerà Quadrado e gli dirà scusa, guarda che tu, è vero che noi abbiamo fatto un accordo che alla 40esima presenza tu avresti preso i 5 che prendevi l'anno scorso, però per delle politiche diverse mettiamoci a tavolino e parliamo. Questo però non c'è ancora stato. Esatto. Ad oggi Quadrado è rinnovato a 5 milioni, è quello che io dico. Quindi io credo che qualcuno abbia voluto insinuare un qualcosa che alla Juventus non è successa. Punto. È una cattiveria dell'estensore dell'articolo. Cioè, quindi tu dici che Perisic, Bastoni, perché si è parlato anche di Lukaku, Barella. Barella. No, Lukaku no. Lukaku no e Barella no. Quindi soltanto Bastoni? Ma non lo so neanche se Bastoni, guarda, ti dico no, la no, verità. No, lo sai perché me l'hai detto, lo sai, no, lo no, sai. No, no io ti ho detto, è logico, Bastoni è un giocatore che piace, ma non piace solo a Conte, non piace solo al Tottenham, è però un giocatore molto caro, per essere un difensore i soldi che chiede l'Inter sono tanti per essere un difensore. Quindi, se tu consideri che so Maguire Tottenham... è stato pagato 80 milioni dal Manchester United, De Ligt è stato pagato quasi 90, quanto è stato pagato? 85, 90, è stato pagato una follia. Cioè secondo te De Ligt è più campione di Bastoni? No, Maguire è più campione di Bastoni? I prezzi, scusa però Maurizio, i prezzi non li fanno una persona che dice secondo te Maguire è più bravo di quello e più bravo di quell'altro. I prezzi li fanno, aveva detto bene non so chi, il Sassuolo mette fuori i giocatori a 35-40 milioni, ma se nessuno li riprende vuol dire che non valgono né 35 né 40. Esatto. Se Berardi continua a stare a Sassuolo e questi continuano a chiedere 35-40 milioni vuol dire che non li vale 40 milioni. I giocatori valgono i prezzi che poi vengono pagati, ma se uno mette fuori un giocatore a 60-70 milioni e non lo vende, e perché non lo vende? Perché non quindi se il Manchester compra 60-70 milioni vuol dire che non vale. Però quindi se il Manchester compra 85 milioni in Maguire vuol dire che vale 85 milioni. Sì. Allora la stessa stregua Lukaku vale 120 milioni. Cioè, ma uno può anche strapagare un giocatore che poi non rende quello che viene pagato. In quel momento in cui lo acquisti... Nel momento in cui lo acquisti... Quel momento storico... Certo. L'Inter ha venduto Lukaku perché in quel momento Lukaku arrivava da 2 stagioni straordinarie dove aveva fatto una finale di Europa League e aveva vinto uno scudetto che l'Inter non vinceva non so da quanti anni. E aveva fatto caterve di gol. Quindi c'è stato il Chelsea che ha pensato che Lukaku potesse essere la punta giusta per quella squadra e quindi ha tirato fuori i soldi, lì è stato bravo Marotta a tirare sul prezzo e a capire che sarebbe potuto andare al Chelsea per quella cifra e quindi ha raccattato quella cifra. In quel momento Lukaku valeva quei soldi, oggi probabilmente non li vale più. Guarda Pogba. 0, 100 milioni, 0. È vero. E beh, queste sono le bellezze del calcio. Però mi stavi dicendo, allora, prima di aprire
il fuoco di fila delle telefonate. Ha parlato Bastoni, mi segnalava anche Filippo. Ha detto: ho ancora 2 anni di contratto con l'Inter, dalla società non mi hanno detto niente, io finisco queste gare con la nazionale, vado in vacanza e poi ricomincio con l'Inter. Secondo quindi me non vuole proprio. Ma lui non vuole andare via. Non ha ancora informato il procuratore. Lui non, il procuratore sa. Lui non vuole. Non vorrei che facesse la fine di Skriniar, che poi ha fatto la trattativa da solo. Però qui non è questione del giocatore. Tra l'altro, a me fa piacere che tutti i giocatori dell'Inter, tranne Perisic, abbiano voglia di rimanere all'Inter e non ci pensino neanche andare via, la maggior parte, poi non so. Però la situazione di Bastoni è una situazione un pochino più delicata, e non lo so, io sono convinto che lui anche a cifre inferiori rimarrebbe all'Inter. Poi ci sono tante altre dinamiche. Allora lo vediamo, intanto direi che noi ci fermiamo per la pubblicità. Vedete questo numerino qua sotto? Ecco, questo è il numerino che voi potete fare per farci delle domande, vi risponderà. Naturalmente vi risponderà Tramacere, ma vi risponderemo, diciamo, poi a seconda della sì, squadra che indicate. Vi risponderemo tutti quanti noi, insomma, quindi, per quanto riguarda. Ma illuso? No, avevo capito che c'era il pubblico che veniva qua in studio. No, no, assolutamente, possono chiamare, io ho il mio tablet, sento le vostre chiamate e nel frattempo ringrazio e saluto anche Francesco Bonfanti. Maurizio, buon proseguimento, vi seguo nel calciomercato ovviamente. Perfetto, allora ci fermiamo per la pubblicità, con le vostre chiamate, quello è il numerino, ricordatevelo, potete cominciare a scriverci, a tra poco. Che cosa c'è di vero nel possibile acquisto dell'argentino Alan Velasco che danno all'Inter in Argentina? Che l'Inter in questo momento sta puntando su altri profili, quasi tutti che arrivano dal campionato italiano. E quindi sì, ha uno scout fisso in Argentina l'Inter, ne segue tanti di giocatori, anche io sinceramente non lo conosco questo Velasco, quindi non so darti una risposta precisa su di lui in particolare. Allora, però l'Inter in questo momento ha un'altra priorità, due priorità che sta cercando di chiudere in tempi brevi, che sono Bellanova e Aslani. Allora, mi chiedono, mi chiede Pietro da Bologna, strategia di mercato dell'Inter. Dovrebbe comprare giocatori per 110 milioni, e non è facile, senza vendere i campioni, e con questi soldi potrebbe comprare Raspadori, Frattesi, Aslani e Bellanova. Ah, dovrebbe vendere. No, dovrebbe vendere. Dovrebbe vendere per 110 milioni. Okay. Guarda, in questo momento le valutazioni che sono state fatte di Aslani e Bellanova sono entrambe sotto i 10 milioni. E credo che siano gli unici due giocatori che sta pensando di pagare l'Inter. E sono l'ideale per sul, l'Inter. Sul mercato. Sono esterno destro. Ex Milan, non ci hanno creduto. E su Aslani però c'è mezza Serie A. Sì, però l'Inter ha già parlato in questi giorni sia con Corsi, il presidente, che tra l'altro non a caso se hai notato le dichiarazioni è passato da vogliamo tenerlo a non so se lo riusciamo a trattenere, quindi un principio di Meret sarà il portiere titolare del Napoli? Sul portiere del Napoli stanno valutando tanto, perché sicuramente non rimarranno entrambi Ospina e Meret. Meret vuole rimanere con e rinnovare il contratto a cifre importanti con la garanzia che sarà il titolare, ed è una garanzia che credo che Spalletti non gli voglia dare, però sicuramente il valore c'è. Sta valutando anche l'opzione di lasciar partire sia Ospina che Meret in Napoli ed andare a prendere un altro giocatore, un altro portiere, quello che piace più di tutti è Carnesecchi, che quest'anno è stato uno dei protagonisti della Serie B con la Cremonese. Però Pini, quando arriva Pogba alla Juve, questo è Stefano da Bagnacavallo che ce lo chiede. Secondo me Bagnacavallo. Ci vuole tutto tutto il mese di giugno, potrebbe essere anche già luglio. Cosa? Il Chelsea pare abbia aperto al prestito di Lukaku. Che cosa vuol dire? Che vogliono i soldi del prestito. È quello che si dice un po' anche da un mesetto a questa parte, che prestito sì, ma deve essere oneroso. Adesso vediamo. Perché quando è arrivata questa notizia? Adesso. Poco fa. È arrivata adesso? Vabbè, la vogliamo corredare di qualche... Allora, facciamo una cosa. Ci fermiamo per la pubblicità. Voi continuate a scrivere, cioè adesso ci state continuando a scrivere, se ne saranno arrivate 200, non le possiamo leggere tutte. Calma, che magari dopo la pubblicità Lukaku è già qui. Però può darsi che Lukaku sia già al pubblico, ci mettiamo in collegamento con Londra, chiediamo un aiuto a Massimo, che tra insomma i suoi di condominio, c'è cioè, vuoi che non abbia il numero di Lukaku, sono sicuro, nel suo condominio ci sarà di sicuro, e quindi vi daremo le informazioni su Lukaku, perché insomma questa apertura mi pare di una certa importanza e merita di essere approfondito. Abbiamo un quarto d'ora e
come si sa, notizia scaccia notizia, questa è una notizia importante, quindi ci sentiamo da poco, perché Lukaku sembra che stia, non diciamo camminando verso Milano, ma insomma il ditino fuori per fare l'autostop l'ha messo, ecco, mettiamola così. Ma l'ha già passata la manica a nuoto? Non lo so, questo adesso lo scopriamo. Ma la domanda è, ci aiuterà, ci mettiamo. La domanda è, Filippo è più contento di avere Dybala o Lukaku in caso? E questo glielo chiediamo alla fine del video. Allora ci fermiamo qualche istante e poi riprendiamo. Oneroso per rientrare nelle cifre che hai speso di un anno di 20 milioni, allora stiamo parlando di un prestito, ma stiamo però parlando aprire nulla. Al prestito significa aprire una trattativa, poi posso sparare una cifra alta, che certo. La modifico, certo. La vedo. No, ma giustamente non c'è stato l'Inter, non se ne parla, ho speso 110 milioni. Certo, non vuole spendere un euro. Per... Poi vediamo, perché Massimo, normalmente così. Quando si dice apre alla discussione, che vuol dire? Che la trattativa c'è? Perché non è che l'avvocato di Lukaku è andato lì per dire ne vogliamo cominciare, sarà andato lì, ho parlato con l'Inter, se arrivano a queste condizioni, ah, vediamo, e poi si farà un tira e molla, o no? Ma io credo che il prestito oneroso sia possibile. Tieni presente che per esempio un giocatore come Nandez, il prestito oneroso alla Juventus, il Cagliari aveva chiesto 2 milioni e mezzo, fai tu le debite proporzioni, in più... è logico che il Chelsea sicuramente chiederà che l'Inter paghi l'anno di ingaggio in corso. Certo. Sono non so quanti, ma se sono 12 milioni, io adesso non so due. Quello però l'Inter se la può vedere direttamente con Lukaku. Sì, io però sono convinto. Guarda, io sono convinto di una cosa, perché poi io ti dico, non sono convinto, io penso, ok, da quello che potrebbe essere. Io credo che Lukaku e Dybala arriveranno all'Inter, ma che Lautaro e Bastoni andranno via dall'Inter. Anche questa convinzione. Cioè, tu sei convinto che va? Maurizio, ma... convinto. Non è che sono convinto, io non ho la sfera di cristallo. Io ho parlato con più di una persona e tutte le informazioni che ho ricevute le ho un po' convogliate nella stessa direzione. Cioè, io credo che alla fine Lukaku potrà tornare all'Inter, perché io credo che l'Inter accetterà anche un prestito oneroso, non ti dico altissimo, ma sicuramente non basso, accetterà magari di pagare l'ingaggio, sicuramente che il giocatore si ridurrà, ma io credo che a fronte di questo e a fronte poi dell'ingaggio che dovrà sborsare per Dybala, io credo che venderà e cederà due giocatori importanti, uno secondo me Bastoni e l'altro sia Lautaro. Poi dopo il mercato, ragazzi, siamo al 7 di giugno, il mercato chiude a fine agosto, immaginiamo quante cose possono succedere. Io però non vorrei dimenticare che l'anno scorso Lukaku, per voce di Marotta, doveva rimanere all'Inter a tutti i costi, che l'Inter di Inzaghi si sarebbe basata su Lukaku eccetera eccetera, e in 4-4-8 Lukaku ha preso e è andato al Chelsea, quindi il mercato è questo. Perché se si sveglia un presidente, un giocatore anche, e si sveglia con una certa intenzione, si stravolgono tutte quelle cose che noi diciamo qua adesso e tutte le previsioni che noi facciamo. Allora, lo vedremo. Certo, la notizia è clamorosa, diciamolo pure, viene dall'Inghilterra, da un emittente molto importante, per cui non è che viene, cioè non è una vocina così. È una voce molto molto credibile e sostenibile. Diciamo che è la base di partenza che serve all'Inter per poter continuare a sognare. Allora, il ritorno Ubaldo di Lukaku. Da Rimini. Posso aggiungere solo una cosa rispetto a quanto ha detto Massimo? Rispetto all'anno scorso io sono convinto che l'Inter sia ancora nella situazione in cui, se arriva un'offerta importante per uno dei suoi giocatori, l'offerta, qualunque essa sia, verrà presa in considerazione. Poi magari non è abbastanza, non è sufficiente al livello che vuole l'Inter, quindi magari si dice no. Però si ascoltano offerte per tutti, quindi è più che probabile che se dovessero arrivare offerte monster per Lautaro, per Bastoni, verranno prese in considerazione, inevitabilmente. Però rispetto all'anno scorso verrà reinvestito qualcosa in più rispetto a quanto l'anno scorso invece non è stato fatto dopo le cessioni. Però la proporzione non è guadagni 12, investi 10. No, l'anno scorso però hai guadagnato quasi 200 e hai reinvestito 35. Però l'anno scorso non hai guadagnato 200, scusami.
l'anno hai scorso incassato, tu non hai, hai fatto hai, scusami fammi, no ho capito, però tu dovevi ancora finire di pagare Lukaku, che era costato 60, e dovevi finire di parlare di pagare anche Hakimi, perché c'erano rate su Hakimi, c'erano rate su Lukaku, quindi quello che hai guadagnato non è quello che stai dicendo. Quello che hai guadagnato è la differenza, perché tu poi devi finire di pagare. Sì, sì, ho sbagliato il termine, Massimo. Quello che hai incassato era quello, e comunque è stato investito solo una piccolissima parte. Questo poi l'Inter non è vero che poi non ha speso, perché l'Inter poi ha preso Correa, ha preso Dumfries, che non è che gli hanno regalato. Però Correa l'ha preso a 1 milione e il riscatto è scattato a febbraio. Beh, non mi sembra un grande affare. Poi non è stato un affare, possiamo discuterne. Va bene, allora mi chiedeva Ubaldo da Rimini. Ha investito, dico. Mi chiedeva se Traoré può andare al Milan. Il Milan ha fatto un sondaggio in questi giorni. Vogliono 30 milioni anche di Traoré. Purtroppo so solo le valutazioni che fa sono quelle. Quindi nel momento in cui tu hai un interesse, vai a sondare il terreno con la gente. Hai un portafoglio ricco. C'è la possibilità. Sì, possiamo trattare. Quanto vale 30? Vabbè, 30 allora no. Perché finisce più o meno sempre così. Piroppini, Simeone viene alla Juve. Scusami, io vado velocissimo. No, volevo chiedere solo quanto aveva pagato Boga all'Atalanta dal Sassuolo. 25. Boga 25. Ok, quindi più o meno. Dopo un anno di trattativa, perché è durata un anno. Simeone, il Ciolo o Diego? No, figlio, però Ciolito. No, è una vaida alternativa a Vlahovic, però secondo me Massimo qua ne sa di più di me. Allora, Frattesi alla Roma è possibile? Sì, vabbè. Sì. Suas da Iesi ce lo chiede. Sì, è un altro dei rinforzi che la Roma sta provando a fare a centrocampo, forte del 30% sulla futura rivendita che la Roma si era tenuta nel momento in cui è stato venduto al Sassuolo. Quindi sfruttando quel 30% vorrebbe di fatto abbassare il costo del cartellino. Da quello che ci risulta, sia l'Inter che la Juventus hanno un po' lasciato andare in questo momento Frattesi, allora, proprio per la valutazione solita eccessiva fatta dal Sassuolo. Mi bacchetta Roberto da Napoli, che dice la quinta volta che vi mando questo messaggio e non lo leggi mai. Per favore, Zaniolo al Milan si fa? Anche qui piace tanto. Secondo me non sono così convinti che sia il profilo adatto, il perfetto al 100%. Per caratteristiche sì, per prezzo e cartellino no. E quindi secondo me non è così, così avanti come magari e viene raccontato. E poi c'è l'interrogativo purtroppo del doppio infortunio a due ginocchia diverse. Ed è pure te la vedi così? Sì, io la vedo difficile. Io credo che arriverà uno straniero, non Zaniolo. Anche se do una so buona che notizia a tutti i juventini tanto. Se vuoi. Dai. Perché è una cosa quasi fatta, quasi sicura. Arthur andrà all'Arsenal probabilmente. Ci liberiamo di un giocatore Martinelli. Inutile e inutilizzato. No, io non ho detto questo, hai detto tu, perché poi dopo i siti riportano robe sbagliate, quindi aggiungo solo quello che ho detto per aggiungerlo. Beh, possiamo segnare Fedele due punti, Arthur inutile. Beh. Chiudiamo. Allora, visto piani più soldi. All'umanità aggiungo. Chiudiamo con Davide, l'ultima domani, che affretta e dice: voglio sapere da Trabocella, ce la fa l'Inter in una settimana a chiudere nel senso di vendere Sanchez e Vidal? Evidentemente sta premendo. È la speranza dell'Inter, perché l'uscita di Sanchez e Vidal è la base di partenza innanzitutto per Lukaku, che bisogna chiudere entro il 30 giugno per i vantaggi del decreto crescita, e poi anche per Dybala, perché sono i due che devono far spazio salariale ai due super ingaggi che dovrebbero entrare. Perfetto, siamo arrivati in chiusura, quindi io ringrazio tutti. Mi fai dire solo un'ultima cosa sulla Roma, dato che abbiamo parlato di Frattesi. Ha quasi chiuso per Solbakken, l'attaccante del Bodo Glimt, che gli aveva fatto malissimo. Ha il contratto scadenza a dicembre, piccola buonuscita, e sarà lui il vice Abraham. Allora, parto da Massimo, che ringrazio e saluto da Milano. Mi raccomando, ti voglio vedere bello atletico tornare qui da noi. Pronto... Hai tutta l'estate di tempo, insomma, Quindi, prima, no, insomma, anche prima, anche prima. Di tempo ce l'hai. Ma va con Corina un mese in piedi. Allora, ti ringrazio Gianni Solaroli, grazie Furio te, Fedele. Buonanotte, ciao, a buonanotte tutti. A tutti, buonanotte. Fabrizio Pini. Fabrizio Pini, questa è bella, Francesco Ravanelli, Filippo Tramontana, e vi ringrazio, naturalmente grazie anche ad Emanuele Tramacere. Buonanotte a tutti. E allora l'appuntamento è lunedì prossimo.